Disney, adesso basta, stai giusto un po' esagerando. Piccolo riassunto, cosa è successo ieri? Ieri è arrivata notizia che il prossimo film Pixar, quindi Turning Red, non arriverà in sala, bensì su Disney Plus, senza accesso VIP, quindi proprio come Luca, Soul e in America anche Onward. Contando anche l'episodio successo solo in America con Onward, questa è la quarta volta consecutiva che la Pixar riceve questo trattamento non così tanto buono. Il film non arriva in sala, ma solo su Disney Plus. Cercheremo di parlarne in questo video, magari fatemi sapere la vostra con un commento perché sono curioso di creare appunto un discorso e diverse discussioni per poter parlare di questa novità non così tanto buona, perché comunque parleremo di tutte le conseguenze di tutta questa scelta e appunto quello che porterà. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, a lasciare un like per supportare il canale e se volete comprare la t-shirt che indosso oggi a tema Groot, il link è in descrizione perché collaboro con Pampling, infatti c'è anche il codice ilpensiero4 che vi dà un paio di calze gratuite e il 20% di cashback, e in questi giorni tra l'altro ci sono tantissimi saldi, comunque trovate tutte le informazioni in descrizione. Bene, parliamo di questa novità. Io Turning Red non è che lo attenda così tanto, tra tutti i film Pixar usciti ultimamente è proprio quello di cui non me ne frega nulla in realtà. Però ammetto che essendo comunque Pixar e la Pixar è una delle mie case produttrici preferite, avrei voluto vederlo al cinema. E invece, appunto, per la quarta volta consecutiva, anche questo film finisce solo su Disney Plus. Questo perché Disney ha capito che dopo Luca e dopo Soul, che hanno riscosso un buon successo a livello di abbonati, la Pixar in home entertainment, quindi rilasciata solamente a casa, funziona e porta nuovi abbonati. E fin qui, mettendoci nei panni di Disney e di Disney Plus, tutto ok, sarebbe fantastico ricevere così tanti abbonati solo per un film che è appunto un'esclusiva di quella piattaforma. Però mettiamoci per un attimo nei panni di Pixar. È la quarta volta, in Italia la terza volta consecutiva, che un loro film finisce solamente su Disney Plus e neanche con l'accesso VIP, quindi gratuito e online per tutti. Non lo so, nei panni di Pixar e di chi ci lavora mi sentirei un po' demoralizzato, perché sicuramente non è una buona cosa. Sì, porta abbonati a Disney Plus, sì, porta anche in qualche modo delle visualizzazioni alla piattaforma, ma non so bene come funziona tutto questo, ma Pixar non è che ci prenda così tanto a livello di guadagni e di importanza. Il grande topo riceve abbonati sulla sua piattaforma e quindi soldi, ma Pixar non riceve il risultato che quantomeno si sperava da un proprio film. Per esempio, quanto sarebbe stato bello vedere Soul e Luca in sala, al posto che su Disney Plus. Ora, non so effettivamente se questo Turning Red riuscirà ad essere un buon film, comunque non è che mi aspetti così tanto. Però c'è da capire perché in questo momento Disney ce l'abbia così tanto con Pixar, perché la usi proprio come vittima per lasciare i film solo su Disney Plus. Anche se in realtà Encanto è uscito solamente dopo un mese su Disney Plus, ma il suo percorso in sala, anche se minimo, l'ha fatto. I film Pixar invece direttamente sulla piattaforma, così, senza senso, solo per accaparrarsi 500.000 abbonati in più, quanti possono essere? Il problema è che questo probabilmente potrebbe diventare una vera e propria tradizione, un rituale, perché già è la terza volta in America 4, perché Onward è uscito in sala per 3 giorni, non più di questo periodo in America, poi da noi c'è stato tutto un altro trattamento, ma va bene, molto meglio sinceramente perché almeno quello lì l'abbiamo visto in sala. E comunque in ogni caso non voglio che diventi un trattamento riservato solamente a Pixar e per tutti i suoi film, anche perché penso che già questo trattamento si bloccherà con il prossimo film dopo Turning Red, che ricordo appunto uscirà su Disney Plus l'11 marzo, perché poi abbiamo Lightyear. Lightyear è un film incentrato sul personaggio di Buzz che è già conosciuto dal grande pubblico per Toy Story e quindi penso che per quel film faranno un trattamento differente visto che porterà magari molti più soldi a Disney per l'uscita in sala. Incrociando le dita ovviamente che si stabilizzi un po' tutta la situazione che abbiamo al momento con il Covid. Quindi sì, Disney anche in questo momento si riconferma opportunista. Con il film Turning Red che comunque non è che attiri così tanta gente, infatti almeno per quanto mi riguarda non è che mi faccia impazzire, il trailer l'ho visto ma non mi ha convinto al 100%, con quel film che magari non porterà tanti soldi in sala, ma non possiamo saperlo perché poi le famiglie portano i figli a vedere i film non secondo un trailer visto, quel film lo mettiamo su Disney Plus e accaparriamo migliaia di abbonati. Mentre Lightyear, che è un personaggio molto più forte e potente a livello mediatico, quello mettiamolo in sala, che facciamo soldi e quantomeno sì, è una cosa buona perché Pixar ovviamente prenderà una parte di quei soldi che sta sempre sotto Disney, sì, ma sono due cose diverse. Lightyear mettiamolo in sala, poi torniamo di nuovo a fare la cosa di Disney Plus. Io spero davvero che non diventi una cosa, una regola sicura per ogni film,
parte appunto magari Lightyear. Colmo se metteranno anche Lightyear su Disney Plus, quello mi farebbe ridere, sarei il triplo arrabbiato sicuro, perché quello voglio vederlo al cinema, ma sì, farebbe anche un po' ridere. Ma ragazzi, fatemi sapere la vostra con un commento, se siete felici dell'entrata di Turning Red su Disney Plus invece che in sala, oppure no, spero siete molti di più a votare la seconda scelta, e fatemi però anche sapere se secondo voi questa è una mossa scaturita solamente dai nuovi contagi, oppure sarà una vera e propria regola per Disney. E ragazzi, il video di oggi finisce qui, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, seguitemi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, e vi ricordo che in descrizione c'è anche il link di Pumpling, con il codice ElPensiero4 avrete un paio di calze a scelta gratuite e il 20% di cashback, per esempio spendendo 40 euro con la 4x40 vi verranno caricati 8 euro da spendere in un ordine successivo. E niente ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!